Sergio Cardinali, poco prima delle 11 il primo ingresso in aula con il decreto ufficiale da assessore del Comune di Terni, tre deleghe molto rilevanti, un bel peso per lei. Sì, decisamente è una grande sfida per un territorio che ha sicuramente bisogno di recuperare il terreno perduto proprio sul fronte delle politiche industriali. Questo è un terreno che per storia ha sempre avuto un ruolo di primo rilievo nella storia italiana ed europea. Quindi oggi ci sono ancora tutte le condizioni per rilanciare in una chiave di sostenibilità l'industria ternana ancora una volta come leader nelle politiche che dovranno essere fatte. Da questo punto di vista cercherò di mettere tutte le competenze e le professionalità acquisite in questi 30 anni di sindacato nel quale mi sono occupato sostanzialmente di questi elementi, quindi lo sviluppo economico è il mio alveo di lavoro. Da questo punto di vista quindi inizierò a lavorare da oggi per cercare di agganciare quanto più possibile un momento importante in cui le risorse comunitarie che avremo a disposizione poi fra pochissimo tempo non ci saranno più. E quindi se perdiamo questo treno difficilmente saremo in grado di recuperarlo, quindi bisogna fare bene ma fare presto per cercare di chiudere le tante vertenze aperte sul territorio, ma soprattutto fare un predisporre i cosiddetti fattori localizzativi per attrarre qui nuove imprese e rilanciare questo territorio in una chiave nuova che è quella dell'economia verde, della transizione energetica, della transizione ecologica, della transizione digitale. Questi sono i miei obiettivi e cercherò di dare il mio contributo confrontandomi anche con gli altri membri della Giunta con i quali faremo delle riunioni il più presto possibile. Lei la domanda se l'aspetta sicuramente, quindi gliela faccio. Inevitabile parlare di AST, accordo di programma, miliardo di investimento, partita ambientale. Qual è il suo input in merito? Diciamo che secondo me ci sono le condizioni per trovare un punto di mediazione adatto a chiudere la partita. Bisogna entrarci dentro, bisogna, come si dice in gergo, sporcarsi le mani, iniziare a ragionare nel merito delle questioni senza pregiudizi e quindi rilanciare le acciaierie in chiave sostenibile è possibile. Recuperare i danni ambientali fatti da un'industria che è quella del Novecento, che ha garantito lo sviluppo sociale del territorio ed anche economico, ma di fatto ha impegnato fortemente le risorse ambientali, è un tema del quale bisogna trovare il giusto equilibrio. È possibile perché altre realtà lo stanno facendo e quindi Terni sicuramente dovrà fare uno sforzo per raggiungerlo. Come l'ha convinta Bandecchi? Diciamo che più che altro forse è lui che ha convinto me, facendo un ragionamento. Io con il sindaco ci siamo visti diverse volte perché nel mio ruolo cercavo di trovare una sinergia con l'istanza comunale rispetto alle varie vertenze, soprattutto quelle che riguardano il polo chimico. E sollecitando sempre un intervento e un protagonismo del sindaco, poi a un certo punto il sindaco mi ha detto: ma invece di venire a sollecitare me, perché non ti occupi tu direttamente di queste cose? Questo è così è andata. Ho scelto di utilizzare quel patrimonio di conoscenze che ho accumulato in tutti questi anni per metterlo a disposizione del territorio. Essendo un Ternano Doc avrei la volontà di lasciare un terreno per i nostri figli sicuramente migliore di quello che abbiamo ereditato noi.